Spacca Napoli per me rappresenta la parte più intima di Partenope, è un po' il segreto di Napoli. È l'unico punto di precisione di una città che sembra caduta dalle mani di qualcuno. Mi dà la sensazione di una chiusura lampo che divide in due, che apre il corpo di Napoli. Ti dà tanta ispirazione qua. Questo è uno dei centri forse più antichi del mondo. Anticamente veniva anche chiamata la strada del mare perché era la strada più vicino al porto. Non si finisce più a esplorarlo. Io dopo 25 anni trovo ancora cose nuove che non ho visto in tutti questi anni. Per scoprire l'anima di Napoli, il Decumano Inferiore va attraversato con calma dall'inizio alla fine. Si scoprirà un mondo nel suo cammino. Vederlo dall'alto, dal belvedere di San Martino, ci si rende conto del perché del nome. Una lunga linea diritta che dà l'impressione che la terra si divide. Si spacca in due, ma se lo esplori capisci che è il centro che unisce la città intera e non divide. È la Neapolis dove i Romani, basandosi sulla costruzione greca, organizzarono la città. Una finestra sul mondo, gente di ogni parte, tratti somatici diversi, colori diversi. Quando mi sento un po' triste vado su Spacca Napoli, mi riprendo. Vuoi vedere architettura, gente che vende cose per strada, i cornicielli di Napoli, puoi trovare roba da mangiare, puoi trovare luce, puoi trovare ombra, un soffio di vento. Mi fa ricordare molto a Rio de Janeiro, perché è molto musicale, è qualcosa che prende l'anima e ti dà allegria. Spacca Napoli rende l'idea di cosa è Napoli. Mille colori, mille sapori, mille profumi. Un museo a cielo aperto con artisti, artigiani, gente con un umorismo sano, che profumano di felicità e pure di pizza, di babà, di pesce fritto e che intascano un piccolo cornetto portafortuna. C'è chi la cura, chi lotta, c'è chi crea, c'è chi sorride, c'è chi la ama. In partnership con B&D Boutique Napoli Colors. Nel centro di Napoli, all'interno di una struttura storica napoletana risalente al XV secolo, dotata di tutti i comfort che oggi è lecito attendersi da una struttura di altissimo livello.